La gradualità è la legge della vita. Buona domenica, cari amici, ben ritrovati in questo nostro percorso per accogliere il nuovo che il Signore sta suscitando nel mondo, ma soprattutto nella Chiesa. Un nuovo da accogliere in modo graduale, ed ecco la parola di oggi, gradualità. Cosa vuol dire graduale, Manuel? Gradualità. Gradualità vuol dire per gradi, per gradini. In latino gradus è proprio il pezzettino di scala, cioè io faccio un passaggio un po' alla volta, non lo faccio tutto subito con un salto, con uno strappo, con uno slancio, ma secondo il ritmo della vita, con calma e secondo il passo possibile. Questa è la gradualità. Quindi alcuni sinonimi: procedere in modo graduale, aumentare, crescere per gradi, diminuire per gradi, apprendere per gradi. Sarebbe comodo poter ristrutturare la Chiesa demolendo tutto e ripartendo da zero. Peccato che la vita non funziona così. Noi ci siamo dentro e lentamente accogliere questa novità che il Signore sta suscitando. D'altra parte anche noi. Noi siamo nati piccolini, adesso un po' meno piccoli, diciamo, ecco. Siamo cresciuti in modo graduale, la vita è così. Ogni tanto facciamo dei balzi, sono grazie del Signore, però poi passo dopo passo, a piccoli passi possibili, come diceva sempre la nostra Chiara Corbella, nostra amica. È la gradualità che ci permette di guadagnare posizione, cioè che il passo che facciamo sia stabile, che non torni indietro, che tutto il nuovo che potremmo trovare ci spaventasse e ci facesse retrocedere perché è troppo grande. Invece la gradualità ci permette di andare avanti con ritmo, con costanza, con perseveranza. La gradualità è la legge della vita. Noi apprendiamo in un modo graduale, in prima elementare, cose semplici, gradualmente, passo dopo passo. Anche quando tra persone ci si conosce, l'altro si conosce sempre in un modo graduale, non tutto in un colpo. Ecco, non puoi pretendere di arrivare a un traguardo in maniera immediata, così, come una magia, uno schiocco di dita. No, ci arrivi gradualmente, serve tanta pazienza e disponibilità. Ed è bello pensare che anche il Signore Dio ha fatto così con ciascuno di noi, con l'umanità intera. Anzi, possiamo dire che tutta la storia della salvezza è una rivelazione graduale di Dio e del suo amore. Così anche per noi, nel nostro cammino personale, il Signore ci raggiunge pian piano, ci afferra con il suo amore, ci affascina, ma la grandezza di quello che è lo scopriamo pian piano, lentamente, diventando sempre più intimi con Lui. E Gesù stesso dice ai Suoi che la presenza del suo spirito ci aiuta in questo. Molte cose ho ancora da dirvi, lo dice nell'ultima cena, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Davvero il Signore Dio è un padre, è una madre paziente, come voi cari genitori siete molto pazienti con i vostri figli. Allora questo è un tempo in cui accompagnare gradualmente le comunità a convertirsi, a trasformarsi, a rinnovarsi, facendo un passo, gustando la bellezza e poi un altro passo. Ci possiamo anche fermare, anche cadere, forse la tentazione di tornare indietro, però poi, a piccoli passi possibili, continuare su questa strada che il Signore ha pensato per noi. E allora, un passo alla volta, progrediamo nell'amore. Ciao!